Buongiorno gli amici di Ant.it e buongiorno a due ragazzi che sono già venuti qui ospiti in radio. Oggi sono ospiti del mio salotto di Ant. Parliamo dei fratelli Forzieri, Antonio e Francesco. Buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno anche a Francesco. Ciao, buongiorno. Ecco, il perché qui da noi? Perché giustamente hanno scelto la nostra regione momentaneamente per lanciare un qualcosa di importante, cioè promuovere eventi. Il prossimo 4 febbraio ci sarà questo personaggio che ormai penso non ha bisogno di presentazioni. Carlo Buccirosso, fa parte del team di Vincenzo Salemme. Casa Grande, esatto, tutta questa diciamo nidiata di personaggi. Allora vi chiedo, mi stava dicendo per andare in onda, naturalmente mi fa piacere perché siete ritornati apposta per l'intervista. Piacere nostro, che ci date visibilità e ci dedicate del tempo. Allora vi spiego, per noi è importante anche perché il nostro salotto è democratico, non ha correnti politiche, quindi perfetto. Cerchiamo prima di privilegiare perfetto. Le persone che fanno qualcosa per il territorio. Voi siete due dei diciamo di quelli che si prendono quest'onere. Allora, vi siete trasferiti dalla Puglia da pochissimo tempo, quindi diciamo l'evento di Buccirosso è uno di quello che potrebbe avere un seguito importante. Sì, Buccirosso sarà il 4 febbraio qui al Palariviera, uno di una lunga serie, perché quando ci siamo, come tu hai detto, ci siamo trasferiti qui a San Benedetto, abbiamo visto che la domanda era solo su un teatro, uno spettacolo comico. Noi abbiamo voluto fare sempre il comico, però con una compagnia teatrale. Certo. Quindi sul nostro palco, da adesso e con altri spettacoli, vedremo in scena sempre compagnie in modo tale da coinvolgere bene il pubblico e strappare una risata. Quindi ci manterremo sempre su un settore comico, che è una prosa, una commedia, però facendo divertire il pubblico e cercando di coinvolgerlo con delle troupe, delle compagnie davvero pesanti. Ricordo Carlo Buccirosso che l'altra sera è uscito in televisione, sì. Sta uscendo adesso in televisione con il film di Salemme, sì. Sono sempre stati dei colleghi unici e questo, quindi cerchiamo di bloccare su quella sedia del Palariviera il nostro pubblico con una compagnia che è di spessore, certo. Perché Buccirosso, Salemme, Casagrande sono nati dal teatro, il loro è il teatro, esatto. Ed è quello che rende bello poi tutto lo spettacolo, perché la televisione la si vede su un 20 pollici, con il teatro, quando noi parliamo con questi maestri, ci dicono a noi piace sentire proprio il contatto, esatto, con il pubblico, esatto. Perché quella è la vera recitazione, esatto. Per noi. Sono perfettamente d'accordo. Francesco, dicevi vieni dalla musica, però giustamente vi bilanciate sul lavoro, perché uno fa una cosa, uno fa un'altra. Sì, giustamente così. Dobbiamo un po' dividere questi spazi, diciamo. Lui comunque ha sempre lavorato nel teatro. Io sono 5 anni che ormai lavoro approfonditamente con la musica e quindi ogni tanto ci dividiamo questi spazi. Ci sono le litigate, ovviamente siamo fratelli, però è normale. Si risolve sempre tutto per il bravissimo, meglio. È litigando che c'è il confronto, perché quando va tutto bene non è buono, non è bello. Ti chiedo, poi lo sento anche da Antonio, quindi diciamo, iniziato, avete trovato ostacoli sul territorio oppure avete trovato un po' carta bianca? Perché guarda, quando c'è qualcuno che vuole fare, di solito c'è una certa titubanza, chi sei, chi guarda, non sei. Guarda, ti dirò, noi mettiamo un grande impegno in tutto quello che facciamo, quindi comunque se avremmo trovato qualche ostacolo avremmo cercato di superarlo sicuramente con una forza piena. Quindi certo, certo. Ti posso rispondere che abbiamo trovato carta bianca, è stato finora un'autostrada libera, diciamo. Questo è importante per poter lavorare. Grazie Francesco, torniamo con Antonio. Quindi mi dicevi che Buccirosso è il primo di una serie, anche perché mi stavi parlando del Teatro Concordia, cioè noi abbiamo un giocattolino che pochi hanno, quindi perché non sfruttarlo per determinati... Allora, il Concordia è un bellissimo teatro, io sono andato a visitarlo prima di trovare la location qui per Buccirosso. Ha un piccolo difetto, se si vuol chiamare tale, che è la capienza dei, esatto, posti. Sono davvero, davvero pochi. Allora noi vedevamo persone che naturalmente si devono spostare su Ascoli, certo, devono spostarsi su Fermo, certo, su Macerata. Quindi a livello commerciale soprattutto, noi con Buccirosso e con le compagnie teatrali che facevo riferimento prima, è un portare nel territorio di San Benedetto il vero teatro, esatto, e accalappiare, fatemela passare questa parola, persone che non trovano posto al Concordia, certo, per una questione proprio di capienza, esatto, della location. Quindi riportare il teatro qui nella zona di San Benedetto, perché ho visto realmente spoglio,
molto ma molto spoglio, e c'è cultura e c'è voglia di andare al teatro. Certo. Allora, solo con Bucci Rosso, solo con nomi come Salemme, solo con tantissimi nomi che calcano i palcoscenici di tutta Italia, noi dobbiamo spostarci lì al Pala Riviera, che è una location bellissima. Il teatro lì, l'auditorium, è una sala favolosa, non ha difetti, non ha problemi. Poi noi ci avvaliamo di service che sanno fare il loro lavoro. Ti stoppo un attimo per dirti solo questo, che io giustamente, facendo i giornalisti da tanti anni, ti posso confermare che il Pala Riviera è stato teatro delle prime di Miss Italia per quasi 8 sì, anni. Questo quindi l'abbiamo visto, ci siamo informati, ecco, abbiamo visto. Quindi c'è già una location adatta per fare eventi. E infatti abbiamo visto proprio che dopo questi vari eventi, so che lì ci sono stati Puso, che sì, ha ospitato, esatto, Massimo Ranieri, sì, so sì, che ha ospitato tanti veri artisti. Alpino Daniele, cioè diciamo grande. Esatto, esatto. E quindi per noi trovarsi poi col Concordia, che è piccolino e per noi è stretto, perché un per certi eventi, io ho capito perfettamente, non tanto per gli eventi, per una questione realmente che lì al Concordia comunque c'è l'AMAT, ricordo che è l'associazione qui che si occupa del teatro, dei teatri, certo. Noi naturalmente siamo privati e se vogliamo vedere un aspetto commerciale lì siamo piccolini, quindi ci serve una struttura abbastanza grande, e il Pala Riviera ci ha ospitato in una maniera incredibile. Spero di continuare con questi eventi, spero di attirare il pubblico verso di noi, verso il teatro, il vero teatro, certo, e non verso il questa, singolo. Questa, Antonio, è una vetrina importante, quindi questa partendo è una grandissima alla grande vetrina. Avrai un seguito anche per i prossimi. Sì, ma il nostro più che altro è avere fiducia nei nostri spettatori che verranno a vedere, capire che la Forzieri Management cerca di dare sempre il meglio, cerca di risolvere tutti i problemi in modo tale che quando chi si siede su quella poltrona deve essere comodo, deve passare quelle 2 ore in perfetta armonia. Allora, Antonio e Francesco, vi ringrazio per la visita. Grazie a voi. Che non sia l'inizio e la fine, ma bensì di riavervi per presentare altri eventi importanti, perché noi solitamente il nostro salotto porta fortuna, chiunque è venuto, artisti, cantanti, poeti, pittori, politici, nel nostro piccolo portiamo fortuna, quindi perfetto, spero di portarla anche vi a voi. Invitiamo a teatro e ringraziamo Ianti. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie a tutti. In bocca al lupo per Crepi, tutto. Grazie.